Pace e bene a tutti, benvenuti. Oggi 3 gennaio ricordiamo il Santissimo Nome di Gesù. Ascoltiamo. Il Santissimo Nome di Gesù fu sempre onorato e venerato nella Chiesa fin dai primi tempi, ma solo nel XIV secolo cominciò ad avere culto liturgico. Il Messia ha portato durante la sua vita terrena il nome di Gesù, nome che gli fu imposto da San Giuseppe dopo che l'angelo di Dio in sogno gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché ciò che in lei è stato concepito è opera dello Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quindi il significato del nome Gesù è quello di Salvatore, ha detto Papa Benedetto XVI. Sì, questo significa il nome di quel bambino, il nome che per volere di Dio gli hanno dato Maria e Giuseppe. Si chiama Gesù, che significa Salvatore. Egli è stato inviato da Dio Padre per salvarci soprattutto dal male profondo, radicato nell'uomo e nella storia, quel male che è la separazione da Dio, l'orgoglio presuntuoso di fare da sé, di mettersi in concorrenza con Dio e di sostituirsi a Lui, di decidere che cosa è bene e che cosa è male, di essere il padrone della vita e della morte. Donandoci Gesù, ribadisce il Papa, Dio ci dona tutto: il suo amore, la sua vita, la luce della verità, il perdono dei peccati, ci ha donato la pace. Sì, Gesù Cristo è la nostra pace. Egli ha portato nel mondo il seme dell'amore e della pace, più forte perché il nome di Gesù è superiore ad ogni altro nome. Egli stesso sarà la pace. E nel nome di Gesù le prime comunità cristiane trovarono la loro radice, perché proprio la loro fede in una persona le distingueva e ne definiva l'identità. Per questo la devozione per il nome di Gesù, autentica formula per la santità, ha sempre accompagnato la storia della Chiesa, raggiungendo il proprio apice tra il XIV e il XV secolo, quando San Bernardino da Siena realizzò il trigramma con le lettere IHS, prime tre lettere del nome di Gesù in greco, all'interno di un sole con 12 raggi su sfondo azzurro. Grazie a questo santo, il culto si diffuse fino a entrare nel calendario liturgico. È proprio il Vangelo di Luca che ci dice: quando furono compiuti gli 8 giorni, dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. C'è un bellissimo aneddoto che ci racconta proprio Papa Francesco circa il nome di Gesù e ci dice appunto di una sua esperienza personale legata al ricordo di un uomo che era padre di 8 figli e che lavorava da 30 anni nella curia arcivescovile di Buenos Aires. Prima di uscire, dice quest'uomo, prima di andare a fare qualsiasi cosa, sussurrava sempre tra sé Gesù, Gesù, il nome di Gesù. E una volta il Papa gli ha chiesto: ma perché dici sempre Gesù? E lui risponde: quando io dico Gesù, mi sento forte, mi sento di poter lavorare, perché io so che Lui è al mio fianco, che Lui mi custodisce. Eppure, ha sottolineato il Papa, quest'uomo non ha studiato teologia, ha soltanto la grazia del battesimo e la forza dello Spirito. E questa sua testimonianza, dice sempre il Papa, che in quel momento stava parlando lì ai presenti, gli ha veramente fatto tanto tanto bene. Il nome di Gesù, dice Papa Francesco, non ce n'è un altro. E forse questa testimonianza farà bene anche a tutti noi che viviamo in un mondo che ci offre in realtà tanti altri salvatori. Invece quest'uomo nella sua umiltà ci insegna a mettere la nostra fiducia solo in Lui, solo in Gesù. A volte, continua il Papa, quando ci sono dei problemi, gli uomini si affidano ad altri, non a Gesù, ma ad altre realtà, ricorrendo magari a sedicenti maghe perché risolvano le situazioni alle loro maniere, oppure consultano i tarocchi, le carte, questi sistemi per capire che cosa fare. Ma non è ricorrendo ai maghi o ai tarocchi che si trova la salvezza, essa è nel nome di Gesù.
e dobbiamo dare testimonianza di questo. Gesù è l'unico vero nostro Salvatore. Allora cerchiamo di imitare questo nostro fratello nella fede e anche noi invochiamo il nome di Gesù durante la nostra giornata, qualsiasi cosa stiamo facendo. Sentiamolo vicino e acclamiamolo, chiamiamolo come nostro Salvatore. Gesù prega per noi.